Allora, buonasera a tutti, riprendiamo i nostri lavori, questo interessante, importante convegno, seguito anche da discussioni, mi sono sembrate anche molto, molto vivaci, molto, molto belle. Dunque, oggi abbiamo l'ultima tornata, cominciamo con la professoressa Del Piano, poi ci sarà Guasti, poi ci sarà Gatti e poi ci sarà Tanturri. Dunque, piacere di presentare la Patrizia Del Piano, che insegna storia moderna all'Università di Torino, si è occupata della formazione dell'élite in Piemonte e poi ha scritto un volume, Il governo della lettura, Chiesa e libri nell'Italia del Settecento, quindi il problema della censura, che del 2007, devo dire con molto piacere, che è stato un livre de chevet che io ho letto, io la sera vado a letto abbastanza presto, allora mi dedico alla lettura e in particolare questa lettura è stata anche molto bella, molto interessante per le ragioni che lei può immaginare, anche perché insomma il problema della censura poi nel Settecento, non solo nel Settecento, è un problema importante. Poi si è occupato della servitù domestica, è vero, vedo che ha collaborato con Raffaella Sarti a questo numero speciale di pedagogica storica, è vero, quindi mi pare una... Noi sentiremo allora della signora Del Piano Istruzione privata e istruzione pubblica nell'Europa del Settecento, il dibattito sul ruolo del precettore. Qui c'è il problema, il rapporto tra l'istruzione privata e l'istruzione pubblica nel Settecento poi è un punto molto caldo anche per ragioni politiche, diciamo, e di orientamento culturale. Allora la parola alla signora Del Piano. Va bene, grazie. Funziona? Sì. Dunque, l'obiettivo della mia comunicazione è quello di utilizzare la figura del precettore come incontroluce per ricostruire a grandi linee appunto il dibattito su vantaggi e svantaggi dell'istruzione privata e di quella pubblica nell'Europa del Settecento. Più specificamente il problema che intendo affrontare è quello di comprendere se l'illuminismo abbia espresso una posizione compatta all'interno di questo dibattito e quali siano i principi salienti del mondo philosophique in questo senso. Non è certo un tema inedito se si pensa al lavoro di Roland Mortier su I philosophes e l'educazione pubblica, uscito in versione inglese nel 1968, o alla voce Educazione, scritta da Marina Roggero per il dizionario storico dell'illuminismo, che risale al 1997, in cui l'autrice individua proprio nella dimensione pubblica dell'istruzione una delle proposte forti del mondo illuminista. Dal 68 al 97, un trentennio circa in cui l'attenzione degli studiosi dell'istruzione è stata posta sugli interventi dello Stato, mentre negli ultimi anni si assiste, come ha ricordato Maria Pia all'inizio nell'introduzione, a uno spostamento in direzione degli spazi non istituzionalizzati dell'insegnamento. Ancora alcune precisazioni sul mio intervento riguardo alla geografia, al di là dell'altisonante titolo che riporta all'Europa, io in realtà ho lavorato sulla Francia e in parte sulla penisola italiana. Riguardo alla cronologia, la mia analisi contempla il periodo che va, diciamo, dagli anni 50 agli anni 80 del Settecento, più precisamente dal 1751, anno di uscita del primo volume dell'Enciclopédie, al 1789, anno della Rivoluzione, che segna una svolta nella storia dell'istruzione. E per elencare subito le voci dell'Enciclopédie su cui ho lavorato, e riprenderò in parte la riflessione di Monica Ferrari, ho analizzato, oltre a precettore naturalmente, in ordine alfabetico, classe, collège, domestique, école, éducation, enseignement, études, gouverneur, maître, particulier, public, forse anche altre, e altre ne ho sicuramente tralasciate. Quanto alla struttura dell'intervento, io farò una breve premessa sul significato dei termini privato e pubblico in antico regime e poi, esaminando alcune posizioni espresse negli ambienti illuministi, cercherò di far emergere tratti comuni e peculiarità, tenendo anche conto della cronologia
del mondo dei lumi. Allora, premessa su privato e pubblico, sappiamo che non è possibile utilizzare per l'età moderna e neppure per il tardo Settecento le categorie di privato e pubblico così come le usiamo oggi, ovvero basandoci sulla contrapposizione tra un pubblico che coincide sostanzialmente con statale e un privato che coincide con ciò che non lo è. La lettura delle voci dell'enciclopedia, tra l'altro esemplare da questo punto di vista, posso qui ricordare tra le altre la voce Classe, scritta da Du Marsay, il volume è il terzo, in cui, trattando di educazione pubblica appunto, si fa riferimento alla dimensione del collegio. Quindi, interrogandosi sugli inconvenienti del sistema, Du Marsay scrive che l'educazione pubblica allontana, faccio una parafrasi, dal mondo, così che quando gli studenti escono dal collegio appunto si sentono come trasportati in un altro mondo. Esemplare poi la nota riflessione di D'Alembert, la voce collegio è ancora nello stesso terzo volume, dove l'autore afferma di voler indagare in che cosa consiste l'educazione dei nostri collegi e di confrontarla con l'educazione domestica. Dunque, il dibattito tra privato e pubblico nel Settecento si fondava sul contrasto tra un'educazione privata, più comunemente definita domestica, impartita entro le mura domestiche appunto, e l'educazione pubblica impartita fuori delle mura domestiche, ovvero per lo più nei collegi. Per passare rapidamente al dibattito, partiamo allora dall'enciclopedia attraverso l'analisi delle voci individuate. Quelle che affrontano il problema risalgono, diciamo, al periodo, sto facendo riferimento alla stesura, non alla pubblicazione, sappiamo che l'enciclopedia ha avuto una serie di incidenti legati alla censura, tra il terzo volume, che indicativamente risale al 53, e il volume tredicesimo del 65 circa, in cui si trova la voce precettore, che è opera di Jaucourt, che è autore di moltissime altre opere dell'enciclopedia. Abituati a pensare all'illuminismo come un movimento che, al di là delle divergenze, fu schierato a favore in generale dell'intervento dello Stato, si può restare stupiti del fatto che l'interesse dei collaboratori fosse concentrato piuttosto sul che cosa insegnare e con quali obiettivi, più che sul chi dovesse insegnare. Gli enciclopedisti non mi pare si schierino con passione sulla questione. Nella voce Classe, che ho citato, Du Marsay offre un bilancio piuttosto neutro dei pregi e dei difetti dei due tipi di educazione, domestica e pubblica, un bilancio ispirato a Quintiliano, precisamente al primo libro, al capitolo secondo dell'Istituzio Oratoria, che è un punto di riferimento, l'abbiamo sentito, nel dibattito settecentesco. Quintiliano, afferma Du Marsay, preferisce l'educazione pubblica, ma sottolinea anche che entrambi i sistemi hanno inconvenienti. La domestica è troppo solitaria e trop languissante, mentre la pubblica, come ho detto, allontana dal mondo reale. L'ideale sarebbe dunque trasferire nell'una i vantaggi dell'altra. Nella voce Collège, poi, D'Alembert, pur ricordando che Quintiliano era favorevole all'educazione pubblica, conclude, lo sappiamo, a favore della domestica. Nella voce, che è molto attenta ai contenuti dell'insegnamento, D'Alembert attacca i collegi gesuitici, criticandone in particolare la didattica fondata sulla retorica e sul latino, inteso come lingua morta, e sollecita un intervento qui dell'autorità superiore del governo volto a riformare i contenuti. Ma l'istruzione privata gli pare offrire più facilmente i contenuti da lui individuati come importanti, ovvero la lingua nazionale, la filosofia, la storia, la geografia e le scienze. E i vantaggi dell'istruzione pubblica, ovvero la socialità e l'emulazione, possono essere recuperati organizzando piccoli gruppi all'interno dello spazio domestico, mentre in questo spazio non esistono i tipici difetti della pubblica, ossia il livellamento degli studenti che va a scapito dei migliori e quel senso dell'orgoglio verso gli altri, tipici dei nobili che frequentano i collegi. In conclusione, scrive D'Alembert, l'educazione pubblica dovrebbe essere la risorsa solo dei bambini cui genitori, faccio una parafrasi, non possono permettersi le spese che comporta l'educazione pubblica. A conferma di quanto detto finora, vale la pena di ricordare ancora rapidamente la voce Education e del quinto volume, ove, richiamando l'attenzione sul fatto che tutti devono avere una sorta di education qui leur serait propre, si insiste sul ruolo dei genitori, mentre gli obiettivi dell'educazione sono esplicitati: rendere i figli utili alla società,
alla famiglia e allo Stato. E tra l'altro significativo che nella voce educazione i tre obiettivi che ritornano, che sono segnalati, sono la salute del corpo, la prima, il secondo è l'esprit, che fa riferimento più specificamente all'istruzione, e il terzo sono i costumi, dunque la dimensione diciamo morale. Gli enciclopedisti riflettono dunque sugli scopi dell'educazione, soprattutto sui contenuti da insegnare, come mostra anche la voce Etude, dove torna la polemica contro il latino. Lo spazio domestico dell'istruzione emerge nell'enciclopedia come importante e direi positivo. Nelle voci Gouverneur, su cui si è già soffermata Monica Ferrari, scritta da Lefebvre, l'abbiamo visto, e Precepteur, firmata da De Jaucourt, non si rintraccia alcuna condanna della educazione privata. Riguardo al Gouverneur, il cui ruolo non è quello di insegnare discipline, ma di occuparsi dell'educazione morale, è significativo che la voce rinvii proprio al campo della morale, si sottolinea l'importanza di sceglierlo in modo oculato, dunque bisogna prestare attenzione a fattori quali l'età, meglio un individuo né troppo giovane né troppo vecchio, e soprattutto alle doti morali, e si danno qui indicazioni in merito alla relazione tra governatore e genitori da un lato e governatore e allievo dall'altro. Nella voce Precepteur, poi, presentata come attinente al campo dell'economia domestica, questo è importante, ci riporta diciamo all'identità del precettore all'interno dello spazio domestico, si esprime apprezzamento per una figura che pare ingiustamente denigrata a livello sociale. Qual è il ritratto ideale? Anche il precettore, ovvero celui qui è chargé d'instruire et d'élever un enfant avec lequel il est logé dans la maison paternelle. Questo è importante. Il precettore è colui che vive nella casa, non è un maestro esterno. Il precettore deve offrire, secondo l'insegnamento di Montaigne espressamente citato, garanzie sul piano dei costumi ancor prima che su quello della conoscenza di singoli contenuti. Meglio la tête bien faite que pleine, qui e di nuovo citato Montaigne. L'ideale è che si risponda a entrambe le esigenze, certo, ma i costumi e l'entendement, quindi la facoltà di comprendere, sono più importanti della scienza. In effetti la bontà dell'operato del precettore è misurata non per la testimonianza de sa mémoire, ma de sa vie, dunque il comportamento che deve offrire un modello. La funzione di istruire non è separata da quella di educare, e lo segnalo en passant, è significativo che nella voce instruction si rimandi al significato di ordine, procedura, ma non ci siano riferimenti alla scuola o all'insegnamento. Importanti sono poi i metodi utilizzati. Il precettore non deve inculcare nozioni attraverso l'autorità, ma insegnare attraverso una dolcezza severa. È molto difficile oggi, prosegue De Jaucourt, trovare un buon precettore, inteso come un amico de muse et de la vertu, che si occupi di educare un bambino e si comporti come un padre tenero. Ecco la delega da parte dei genitori. Non che manchino individui capaci in questo senso, ma pochi sono disposti, lo ricordavamo, a sacrificare la propria libertà. Per di più, e questa è una professione che suscita un certo disprezzo, mépris, e che talvolta è coperta di ridicolo. Aspetti però che appaiono del tutto infondati a De Jaucourt, considerando che occuparsi dell'educazione dei giovani non è affatto un compito basso e vergognoso. Dunque il Manifesto dei Lumi non si mostra contrario in linea di principio allo spazio domestico dell'istruzione, almeno nelle voci individuate non c'è alcuna battaglia a favore dell'intervento dello Stato nel campo dell'istruzione, contro un'eventuale istruzione domestica intesa come spazio del privilegio nobiliare. I nemici degli enciclopedisti non sono dunque i precettori. D'altra parte, e lo vedremo, molti filosofi furono precettori, abbiamo ricordato Rousseau e tutto il discorso sul ruolo del gouverneur, eccetera, eccetera. Chi sono i nemici? Sono i gesuiti, naturalmente, verso cui però, a rileggere alcune voci oggi, non mancano cautele, se si pensa che nella voce collège, che è di fatto un attacco alla didattica dei gesuiti, la parola gesuiti non compare mai. E anche se D'Alembert avverte i lettori che questo articolo potrà scioccare forse qualche persona,
persona, benché questa non sia la mia intenzione. Comunque l'aggettivo pubblico in relazione all'istruzione resta a lungo riferito alla dimensione del collegio. Ciò vale anche nel dibattito esterno all'enciclopedia, che in parte è contemporaneo e in parte successivo, poi abbiamo uno slittamento tra il momento della scrittura e il momento della pubblicazione. Questo significato è ancora meglio esplicitato da metà degli anni 60, quando, dopo il processo iniziato contro i gesuiti nel 61, la compagnia viene poi sciolta in tutta la Francia nel 64. In molti dei testi che analizzo tra poco, l'istruzione pubblica è attaccata in quanto istruzione affidata ai gesuiti, e quindi un'istruzione, questo è il problema fondamentale per molti degli autori, legata alla Chiesa romana e al suo ordine più fedele. Dunque l'educazione privata legata alla presenza del precettore esce, per così dire, indenne nel quadro di questo dibattito. Nella maggior parte dei casi questa educazione viene presentata in maniera neutra oppure favorevole, perché la lotta importante è tra lo Stato francese e la Chiesa gallicana da un lato e i gesuiti e la Chiesa romana dall'altra. A questo dibattito partecipano tra l'altro uomini direttamente coinvolti nella riorganizzazione degli studi. Uno dei testi centrali di questo dibattito è infatti scritto dal parlamentare La Chalotet, autore dell'essai d'éducation nationale, che è di fatto una proposta concreta di riforma dei collegi che risale al 1763. È un testo questo imbevuto della cultura filosofica e duramente critico verso i gesuiti, ben più di quanto non fosse 10 anni prima la voce di D'Alembert che ho citato. Anche in questo volume, dove lo Stato assume un ruolo centrale, pubblico non significa statale, analizzo molto rapidamente il testo parafrasando, io rivendico per la nazione un'educazione che non dipenda che dallo Stato, perché essa gli appartiene. Che cosa sia lo Stato è chiaro, è al re che appartiene il compito di regolamentare l'istruzione della nazione. Altrettanto chiaro l'obiettivo polemico, ancora il ruolo dei gesuiti nell'educazione, fatta di metodi e contenuti arcaici e dannosi. Devo dire che la durezza delle parole usate da Chalotet colpisce, forse colpisce molto un lettore italiano, ma direi colpisce in assoluto, perché che cosa scrive? La Chalotet dice: l'insegnamento della nation entière è rimasto nelle mani di un regime ultramontano necessariamente nemico delle nostre leggi. Come si è potuto pensare che degli uomini che non tengono affatto allo Stato, che sono abituati a mettere un religioso a capo dei capi degli Stati, il loro ordine sopra la patria, il loro istituto e le loro costituzioni sopra le leggi, come si è potuto pensare che costoro fossero capaci di allevare e istruire la giovinezza di un regno? Dunque l'istruzione va rifondata e deve essere uniforme in tutto il regno. Da questo punto di vista, allora, che l'istruzione sia domestica o pubblica è per certi aspetti indifferente. L'educazione dei privati e quella dei collegi sono relative alla costituzione stessa di uno Stato. Quando si parla di educazione, si parla sempre di educazione pubblica o di educazione privata, ma se noi avessimo dei buoni piani di studio e dei buoni libri, sarebbe ininfluente scegliere o l'uno o l'altro sistema. Anche se ciò che aggiunge è che il latte della madre vale sempre di più per un bambino rispetto a un latte mercenario. D'altra parte, la riorganizzazione del piano di studi punta sulla scrittura e sull'uso di manuali, ed è proprio per questo che si dice: se ci fossero dei buoni manuali, si potrebbe tranquillamente fare uso dell'educazione domestica, che in qualche modo è sempre quella più naturale. Ciò che colpisce in questo testo è il senso forte dell'istruzione come cemento della nation. Anche se si tratta, in questa come in altre proposte degli anni 60-70, di un'istruzione che è destinata essenzialmente all'elite. Questo comunque mi pare sia un aspetto che contraddistingue fortemente il caso della Francia gallicana, ma potremmo discuterne,
con la presenza di una chiesa nazionale, dove la lotta dello Stato contro i gesuiti è durissima, mentre nella realtà frantumata della penisola italiana mi sembra che i modelli siano diversi. Alcuni sono ispirati anzi a modelli stranieri, ma diciamo in generale non mancano anche situazioni di compromesso tra gli stati e l'ordine dei gesuiti. Se penso allo Stato sabaudo, penso a questa cacciata precoce dei gesuiti, ma senza una grande pubblicità. Non c'è un bisogno di scontro duro proclamato. L'aggettivo pubblico, comunque, per tornare al dibattito francese, compare in molti dei titoli analizzati. Ne ricordo rapidamente alcuni. Il testo anonimo, variamente attribuito in sede storiografica, dell'Education Publique, uscito con l'indicazione di Amsterdam dal 62, Le Mémoire sur l'Education Publique di Guiton de Morveau, Le Plan d'Education Publique di Coyer e anche altri. In tutti questi testi, dove pure si pone non poca enfasi sul ruolo dello Stato, non c'è mai un attacco duro all'istruzione domestica. Prendiamo ad esempio il Plan di Coyer. Al confronto tra educazione pubblica e privata, l'autore dedica soltanto poche pagine del suo discorso introduttivo in un volume che di pagine ne ha 300. L'educazione pubblica, che è ancora quella dei collegi, è in crisi, certo, ma se la si migliora non può che essere superiore alla domestica, dice Coyer. Tuttavia, la questione è che l'educazione privata, non potendo l'educazione privata che riguardare un piccolo numero di famiglie ricche, ciò significa che l'educazione pubblica è assolutamente necessaria al corpo della nazione. Anche la riflessione di Formé, il trattato di educazione morale che risale al 73, che pure si schiera apertamente a favore dell'educazione pubblica, non contiene una condanna severa dello spazio domestico. E persino il Vetius dell'Homme, che del 73 espone una delle difese più significative dell'educazione pubblica, sempre intesa con riferimento ai collegi, quando ne individua la superiorità sulla domestica, rapidamente, maggiore salubrità dei luoghi pubblici, regole più severe, presenza di spirito di emulazione, preparazione dei docenti, e critica quest'ultima, in realtà contrappone i collegi non ai precettori, bensì ai genitori, cioè allo spazio della famiglia. Certo, non si manca di affermare qua e là che nello spazio domestico è difficile educare alla socialità, ma l'obiettivo polemico è un altro, è al clero che va sottratto il controllo dell'istruzione. Allora, mi sembra che per quanto riguarda la storia delle parole, la lingua italiana offre una vicenda simile. L'aggettivo privato era usato in modo intercambiabile rispetto a quello di domestico o particolare per indicare certamente il processo educativo entro le mura domestiche, e pubblico era ciò che stava al di fuori delle mura. La nascita dell'idea di istruzione pubblica come istruzione statale, dunque un processo molto lento, certamente legato alla creazione di un sistema educativo posto sotto il controllo dello Stato, quindi ha avuto, credo, tempi diversi in Europa. Mi pare inoltre che si tratti di un concetto che si estende via via a comprendere vari gruppi sociali, a partire dal mondo dell'elite e dei nobili in particolare. Per la lingua italiana cito da un trattato educativo del 1787 che si intitola Apparecchio degli educatori, del conte Benvenuto Robbio di San Raffaele, che è anche un po' un tentativo di rispondere al quesito che hai posto, se esistano in Italia dei manuali per precettori. Ebbene, questo è uno dei manuali. L'educazione dei nobili, scrive Robbio, è di due generi. Pubblica è quella che, sotto l'indirizzo e la protezione del governo, alla maggior parte di essi viene data in capaci edifizi dove egli non soli o d'altri ancora civilmente nati si ammettono, quindi in riferimento ai nobili. Privata l'altra, che fra le pareti domestiche riceve un fanciullo cui la qualità di unigenito, di primogenito o di prediletto determina i genitori a tenere presso di sé. Ecco, mi sembra
significativo che il concetto di pubblico sia qui legato, siamo in un contesto specifico che è quello sabaudo, a una sorta di patto tra monarchia e nobili che si cerca di sottrarre al controllo dei gesuiti. Solo in seguito il pubblico si amplia, cioè il concetto di pubblico si amplia. Sono sicuramente gli ultimi decenni del Settecento, quelli delle crisi economiche con conseguente peggioramento delle condizioni di vita dei ceti subalterni, a vedere uno spostamento in direzione dell'istruzione popolare, senza che ciò implicasse necessariamente pensare all'istruzione come un canale di promozione sociale. Per comprendere questo passaggio ci si può soffermare, per tornare sul contesto francese, sul libro di Philippon de la Madeleine, Vue patriotique sur l'éducation du peuple, Tant de ville que de la campagne, uscito con l'indicazione di Lione 1783. L'autore evidenzia che i nostri ginnasi non si aprono che ai figli dei cittadini ricchi. Ciò vuol dire che non ammettono che gli studenti a cui l'educazione pubblica è meno necessaria, perché questi studenti hanno già la protezione economica della famiglia. Invece è il popolo che ha bisogno di istruzione, e siccome le famiglie in questo contesto sociale sono prive di mezzi economici, sono i moderateur della nation e il governo che deve accollarsi le spese, tanto più che queste famiglie non sono interessate all'istruzione dei figli, mentre lo Stato lo è. Anzi, i figli appartengono più allo Stato, dice Philippon de la Madeleine, che ai genitori. Vale la pena di notare che anche in questa difesa dell'intervento dello Stato non si manca di offrire una rappresentazione nell'insieme non negativa dell'istruzione domestica. Anzi, per quanto lo riguarda, l'autore afferma di schierarsi dalla parte di Locke, perché, osserva, nessuno che abbia la libertà di scegliere manderebbe suo figlio in un collegio. Il problema della scelta tra pubblico e privato, però, è mal posto, dice, perché les enfants du peuple, no, per i ragazzi del popolo, per i bambini del popolo, non ci sono che le scuole pubbliche. Dunque, in conclusione, dapprima il mondo dell'illuminismo, quale emerge almeno dall'enciclopedia, non appare particolarmente interessato all'intervento dello Stato nell'istruzione. Solo in seguito, con la cacciata dei gesuiti, filosofi e uomini che hanno responsabilità concreta nel campo dell'educazione, si compattano contro i collegi gesuitici e indirettamente contro la Chiesa romana a favore di un intervento statale. L'educazione domestica legata al precettore non è però un loro obiettivo polemico. Quello del precettore è un mondo neutro che può anzi, e spesso lo fa, caricarsi di valori assolutamente positivi. E invece nel contesto della rivoluzione, che consacra il principio dell'istruzione pubblica quale diritto del cittadino, che va cercata all'origine della contrapposizione tra l'istruzione pubblica da un lato e l'istruzione privata, intesa quest'ultima come qualcosa di assolutamente negativo in quanto appartenente al mondo del privilegio. A provarlo, tra le altre, e mi avvio a chiudere, la riflessione di Girolamo Boccalosi, autore del volume dell'Educazione democratica da darsi al popolo italiano, edizione 96, successiva 97, che individua proprio nell'esistenza di educazioni parziali una delle caratteristiche del mondo del privilegio. Non bisogna permettere, afferma l'autore, che alcun individuo possa a suo arbitrio erigere accademie o scuole per pubblica istruzione, perché quantunque buona possa essere la volontà, esse divengono nocevoli in ogni senso. Con queste parole, infatti, e chiudo con una frase in morte del precettore, si formano nelle repubbliche quei corpi popolari chiamati parti o sette, così fatali e rovinose all'edificio politico. Da abbattere sono dunque tutte quelle educazioni che potrebbero darsi dai singoli precettori nelle case private. Grazie.